Niente, ci ringrazio, ci chiamerò. Vieni, vieni. Fa il favore, passami di qua che non c'è nessuno. Okay. Cerchiamo di far funzionare le cose il meglio che sia possibile, soprattutto per le persone anziane che fanno qui spesa 365 giorni l'anno. Lui è Ciro, salumiere praticamente dalla nascita e nel quartiere romano di Boccea in questi giorni è un punto di riferimento per i molti anziani che vivono in zona. Quella di Ciro è una resistenza quotidiana che continua dopo l'ultima stretta del governo sulle attività commerciali e le aziende per il contenimento della diffusione del coronavirus. Cerchiamo di resistere anche per questi clienti che stanno qui in zona. Perché infatti mi dicono sempre speriamo che non chiudi. Anche la macelleria di Sergio può vantare di oltre 40 anni di attività e ci racconta come in questi giorni a cambiare sono anche le abitudini degli italiani. La gente diciamo fa un po' di scorta adesso, la mettono nel freezer e poi quando mancherà riusciranno di nuovo a fare la spesa. Brunella Scarci è titolare di questa pescheria, un'attività nata oltre 50 anni fa dal padre. Un po' di fila c'è. Fortunatamente siamo fortunati, siamo sul territorio da tanto tempo, quindi ci conoscono e anche questo penso sia fondamentale. Hanno fiducia, siamo un punto di riferimento in questo momento, sì. Si continua insomma a prestare servizio al pubblico e a sorridere ai clienti, ma le difficoltà non mancano. Come si lavora in queste condizioni? Si lavora male, la gente poi è abbastanza giù, sono poco disposti alla battuta, la cosa. Si fa in fretta, i giornali, si sceglie e via, insomma. E poi c'è chi resiste per strada. Sto portando una spesa a una signora, tante persone anziziane, poverine, chiamano che non ce la fanno a fare scalo, oppure un po' andare a compagno, sono un po' limitati. Tanta gente ci ringrazia, ci chiamerò addirittura. Siete un po' più tranquilli rispetto al momento? Ma tranquilli? No, abbiamo smesso di lavorare. Fino a 10 giorni fa avevamo l'auto pieni. Lei lavora senza mascherina? Sì, perché tanto ne faccio avvicinare proprio. Ma non le riuscite a trovare? L'azienda ce n'è andata una da utilizzare in caso di necessità, se dovesse salire qualche persona sospetta, a utilizzarla. E chi che ne so? Che c'hai? Bolle? Che è contagiato? Tossisce! Cerchiamo di resistere. Tra i nostri clienti abbiamo pure degli operatori importanti perché noi lavoriamo con le forze dell'ordine, lavoriamo con i vigili urbani, cerchiamo di dare un servizio per questi che vengono considerati servizi essenziali. Non dico salviamo perché quelli che sono i salvatori sono quelli che stanno col camice bianco. E a resistere è anche chi lavora in quello che un tempo era considerato un negozio e oggi, invece, è quasi diventato il primo presidio sanitario del territorio. Addirittura adesso i medici non fanno più le ricette, ma ci mandano dei codici, quindi noi tramite i codici stiamo stampando le ricette per i clienti. Più di questo noi non possiamo fare, cioè stiamo cercando di dare il servizio migliore che noi possiamo dare. La notizia, diciamo, principale che bisogna dare al cittadino è di stare a casa e di venire per i farmaci di prima necessità, non le creme, il fondotinta, che è tutto quello che stiamo vendendo. Grazie davvero a tutti.